oggi in Italia non raccontano adeguatamente, perché ce ne sono tante, specialmente in provincia. La provincia purtroppo già di per sé fa poca notizia, si preferisce a volte lo scoop, si preferisce la polemica perché vende di più, e anche perché andare a cercare belle storie di sport costa più fatica, bisogna rimboccarsi le maniche, andare a cercarle, conoscere i posti, conoscere le persone. Questo non toglie che a Siena, come altri colleghi di Michele in altre piazze, chi ha fatto come Michele viene ricordato, perché veramente ha costruito e ha scritto pagine importanti della Robur. Io credo che personalmente, non lo dico per amicizia, perché per poter dire che appunto a Michele mi lega anche un sentimento di stima e di amicizia personale, credo che difficilmente poteva essere fatta una scelta migliore, grazie alla Club Federissimi, per un motivo che non è solamente tecnico, anzi il lato tecnico, che pure Michele Calciatore conoscete meglio di me, lo metto per un momento da parte. Da quel punto di vista basterebbe dire che tutti i giocatori che hanno giocato con lui hanno fornito sempre prestazioni all'altezza, interpretando le stagioni a Siena accanto a Michele come le migliori della loro carriera. Questo basta per dire le qualità tecniche di Michele, ma credo che come premio sia indovinata la sua candidatura e poi la sua scelta, appunto la consegna che viene fatta stasera, perché le caratteristiche del Michele professionista, del Michele uomo e oggi di mister Mignani come allenatore siano in qualche modo paradigmatiche per tutte quelle realtà, specialmente le medie e piccole, che in un momento in cui il calcio sta cambiando molto, perché il calcio veramente sta cambiando, cioè tutti quei paradigmi, cioè quei dogmi che per anni abbiamo avuto in testa vanno resettati, perché il calcio sta cambiando, è una dimensione nuova, e non è solo un fatto di crisi economica, è un fatto di momento zero, dove bisogna ripartire e rivederlo in una certa maniera, specialmente nelle città piccole, nelle realtà piccole, nelle società che non possono permettersi di fare passi di lunghi della gamba. Questo è secondo me. In questo senso, avere giocatori come Michele Mignani, professionisti seri, giocatori che tornavano prima delle vacanze e è capitato per farsi trovare pronti al giorno del ritiro, giocatori che si legano a un certo ambiente senza sentirla come diminuzione, perché magari Siena all'inizio della carriera di Michele non era la Serie A, non era la Serie B, ma era la Serie C, questi giocatori servono, perché il folletto genio sdegolatezza, il direttore potrà confermarlo, ci sta benissimo una squadra di calcio. Il giocatore che magari fa anche vita non da atleta può capitare, siamo in 30, un gruppo, il mondo è bello perché vario, ci stanno tutti. Ma lo zoccolo duro, quelli che poi di fatto tracciano la guida, quelli che nei momenti di difficoltà riportano e tengono a galla la barca, devono avere le caratteristiche che aveva Michele Mignani del calciatore. Quindi già questo sarebbe un motivo valido per dire che il premio Robur 2012 a Michele Mignani è meritatissimo. Se io prendo invece mister Mignani, giovane allenatore, che si affaccia a questa nuova esperienza con la determinazione senz'altro di chi vuole fare bella figura in questo nuovo ruolo, ma al tempo stesso con l'umiltà di chissà che sta cambiando anche la gestione tecnica nel calcio. Cioè oggi bisogna veramente, un allenatore deve aggiornarsi, deve studiare, perché cambiano i mezzi tecnologici a supporto del calcio, cambia il peso della psicologia dello sport, perché oggi gestire un gruppo, qui si parla di giovani, ma poi anche delle prime squadre, gestire 30 personalità diverse, 30 caratteri, la psicologia dello sport, la gestione va a assumere una rilevanza che è ben maggiore a volte dell'aspetto tecnico, e più si sale e più forse conta la gestione del gruppo rispetto al lato tecnico. Questo atteggiamento che lui ha di migliorarsi, di aggiornarsi, anche perché i colleghi sono sempre preparati, anche perché i giocatori, ragazzi della primavera, ma anche i ragazzi delle prime squadre hanno bisogno di stimoli, vogliono stimoli, vogliono guide credibili, cioè non basta più l'allenatore che ti sprona gridando, picchiando, non basta più, serve una guida credibile che tutti i giorni ti fa migliorare, ti insegna, ti dà l'idea di doversi migliorare anche a livello personale. Se tu arrivi al campo hai una guida che ti fa capire che tutti i giorni hai fatto qualcosa o non hai fatto niente, perché devi fare ancora di più, no? E questo atteggiamento, io credo che volendo allargare un po' veramente il ragionamento, si può allargare non soltanto al Siena calcio, ma si può allargare a Siena, si può allargare all'Italia, si può allargare alla crisi, andando anche su altri aspetti, perché veramente nei momenti di difficoltà
difficoltà si risale solo se l'atteggiamento è quello di dire mi miglioro, studio, cerco di fare qualcosa in più. Nel momento in cui oggi pensi di essere arrivato, li finisci, perché non hai più il motivo, no, che ti porta a migliorare e a riprenderti nei momenti di difficoltà. L'ultimo aspetto che mi fa piacere sottolineare, oggi Michele allena la primavera del Siena, è il settore giovanile. Le crisi non portano mai positività, per definizione io non credo alle crisi positive, parlo della crisi economica che poi è crisi sociale, eccetera, eccetera. Se devo andare a trovare un aspetto forse positivo è che il calcio sarà costretto, avrei preferito che il calcio ci arrivasse per comprenderlo, non per obbligo, però sarà costretto in qualche modo a credere sempre di più nei ragazzi, nei settori giovanili, a dargli quello spazio che altrove viene dato e in Italia non è mai stato dato. Dov'è il punto? È che questo ragionamento qua, che è bellissimo a parole, anche l'hanno sempre fatto, poi magari non sta facendolo in pratica, ha bisogno anche, secondo me, di una maturità ambientale, qui chiamo in causa il tifoso, chiamo in causa la stampa, perché dire che tu devi avere anche pazienza poi nell'aspettare il lavoro, perché vedere un giovane, uno di questi ragazzi, che si affaccia in prima squadra, arriva in prima squadra, deve tornare a essere motivo di orgoglio. Però poi al giovane calciatore che arriva in prima squadra va dato il tempo, la possibilità di sbagliare, al dirigente che scende giovani va data la possibilità eventualmente di sbagliare, a un allenatore che un domani si affaccia alla prima squadra va data la possibilità di crescere e di sbagliare. E questo a parole lo diciamo tutti, no? Stasera tutti diremo sì, ma figurati. Purtroppo in Italia si chiama del risultato, lo diciamo a parole, ma poi trovandoci forse non saremmo così ben disposti. E invece questa nuova via del calcio, secondo me, parte proprio da una interpretazione di certi fondamenti, che non sono più fondamenti, e intimamente, come giornalisti, come tifosi, come addetti ai lavori, vanno riletti e reinterpretati, perché è veramente una nuova visione che va in qualche modo non va subita, cioè va letta, secondo me va in qualche modo capita e va reinterpretata a seconda del ruolo che ognuno ha. Solo facendo questo, credo che un domani magari ci troveremo qua, sera che il club fedelissimo si troverà qua a premiare un altro Michele Mignani, che magari non solo è arrivato dalla Serie C alla Serie A con Siena e Elena la Primavera, ma magari è uno di questi ragazzi che arriva dal settore giovanile. E quello deve arrivare ad essere nella testa di un tifoso, mi ripeto, un po' della stampa, come un grande orgoglio, non come qualcosa che passa sotto traccia. Perché ripeto, all'estero, in tanti paesi, per fare esempi, erano abituati, basta vedere l'età media delle rose della Champions League, vedere un giovane che si allena fianco a fianco con la prima squadra, ha un interscambio continuo con la prima squadra, e questo è un problema strutturale che riguarda non solo Siena, ma purtroppo l'Italia, dove è difficile creare questo scambio continuo che in altri paesi dove hanno magari strutture migliori dal punto di vista infrastrutturale hanno, questo scambio continuo, quando poi sfocia nel portare un ragazzo in prima squadra, nel dare ossigeno alla prima squadra, è un vanto che vale quanto una promozione, vale quanto uno degli scudetti, tra virgolette, di realtà come si. Grazie.